Antonomasia della squadra azzurra. Buonasera Beppe, e innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito a ricordare Diego Armando Maradona in questa trasmissione di approfondimento in cui stiamo esaltando il genio del calcio e il mito dell'uomo. Quanta umanità in questo calciatore, vero Beppe? Beh, ce n'era tante, quindi abbiamo detto tante perché ormai sono 15 giorni e quindi si parla solo di questo, giustamente, perché è una cosa che nessuno poteva pensare, cioè pensare si poteva anche pensare, però era nell'immaginario, perché personaggi del genere non hanno fine, quindi si pensa sempre che per certi versi siano immortali, come penso che può darsi pure che nell'aldilà, insomma, sicuramente continueranno e quindi ci saranno sempre. Però nella vita normale era impensabile per tanti di noi che potessero accadere tutte queste cose. Poi il rammarico è il dopo, perché poi sentire tanta gente che addirittura si è scagliata contro, evidenziando solo quelle che sono state le negatività, ma io non ci voglio più tornare perché voglio solo parlare del campione, campione di vita principalmente, non di quello che è stato in mezzo al campo, perché quello l'hanno visto tutti, però i suoi gesti umanitari tanta gente non li conosce, non sa. Determinati rapporti non li sanno e quindi chiaramente perciò dico nessuno di noi è in grado di giudicare perché ci sono tanti risvolti che non si conoscono. E il nostro campione è stato quello che ha fatto, non ha mai evidenziato quello che ha fatto. Ha evidenziato solo quando si è messo contro il potere di tutti, a livello di FIFA, di federazione, in Italia quando è venuto qui. Ha cominciato a togliere determinato fango, infatti, dal viso del Napoli e di Napoli, e quindi sono tutte cose che insomma, abbiamo visto e si sono vissute. Quindi alla fine che rimane? Rimane che giustamente c'è l'affetto, la stima di un'intera città, ma qui siamo adesso siamo a livello mondiale, perché chiaramente chi è appassionato, chi ha visto questo personaggio non finirà mai, Dio sannarlo, perché ha deliziato tutti, bambini e anziani, quindi ha fatto vivere tanta gente. Noi altri qui abbiamo vissuto momenti particolari perché abbiamo avuto noi da vicino il più grande atleta del calcio di tutti i tempi. Io personalmente ho avuto il piacere e l'onore, oltre ad essere compagno, ho avuto l'amicizia sua e quindi questo mi ha reso ancora più fiero. E quindi poi qui si evince pure il fatto che io in un certo momento gli ho dato la fascia di capitano, perché la nostra amicizia andava ben oltre. Quando il personaggio si è caricato sulle spalle il tutto, compagni, società, città, il meridione, e quindi è chiaro che sono cose che rimangono per sempre nella storia, questa è storia. E quindi io mi auguro che non ci sia speculazione in questo, perché adesso sento dire tante cose, chi fa di qua, chi fa di là. Signori, io dico solo che ricordiamo il nostro campione per quello che è stato. Però non andiamo nella speculazione, perché questo poi sarebbe proprio un grosso danno per tutti. Quindi, quando si ama una persona, si ama per quello che è giusto, le riconoscenze dovute, perché è d'obbligo per uno che ha fatto tutto questo. Però, per il resto, insomma, tutte le varie iniziative che adesso vogliono nascere, che stanno per nascere, mettiamole da parte. Certo, Beppe, il fango che fortunatamente pochissimi individui stanno tentando invano di buttare
sulla figura di Maradona è stato già. Io in questo non ci È voglio stato già ritornare. ampiamente, no, dico, è stato già ampiamente lavato dall'amore che milioni di persone in tutto il mondo gli hanno dimostrato, quindi non c'è bisogno nemmeno di parlarne più. Senti, Appunto, questa gente non va nemmeno menzionata. certo, non meritano nemmeno di essere menzionati. Ci sta qui Gianmarco Di Meglio, un tifoso del Ciao Napoli. Peppino, sono Gianmarco, ti saluto. Ti volevo ringraziare della testimonianza che ci hai dato umana, perché è importante far capire a 360 gradi Diego Armando Maradona come uomo, chi era e che cosa ha fatto, perché il calciatore lo conosciamo tutti. Quindi ti ringrazio per questa ulteriore testimonianza che hai dato sull'umanità di Diego. Io dico sempre, una persona trasversale perché amata a 360 gradi. Quindi Peppino, grazie, ti abbraccio e ti aspettiamo a Ischia quanto prima. Forza Napoli, grande capitano, Peppe, perché tu per noi sei sempre il nostro grande capitano. Forza Napoli, Sempre. ok. Ciao Ciao Peppino. Beppe, grazie Ciao, della tua ciao. testimonianza. Un abbraccio da Ischia. Ciao.